Quasi totalmente. Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian il teatro delle ombre. Domanda. L'autocommiserazione è il fondamento che spesso impedisce di cogliere la vibrazione universale e la comprensione? Georgei, diciamo non l'unico fondamento, ma uno dei fondamenti senz'altro. Perché la tensione è totalmente o quasi totalmente rivolta su se stessi. Ma su se stessi non in senso positivo come può essere quello di rivolgerla su se stessi per osservare se stessi, ma su se stessi in quanto ci si aspetta che il mondo sia in funzione di se stessi, cosa che non potrà mai avvenire. Perché tutt'al più il mondo, la realtà che voi vivete, è in funzione del grande disegno, non di voi stessi. Domanda, però e poi lo sbaglio in cui si cade normalmente, più facilmente? Georgei, certo, anzi, quotidianamente, non soltanto normalmente. Proprio un attimo dopo l'altro, tendete ad avere questo tipo di comportamento. Ma queste sono le tipiche reazioni dell'io che cerca, vuole, desidera e si arrabbia tremendamente quando si accorge che non è così, di essere il centro dell'universo. Bene, vedo come dicevo che la sofferenza l'avete evitata tutti accuratamente. Vuol dire, spero almeno, che sia abbastanza chiaro il discorso che è stato fatto. Direi quindi di lasciarvi liberi per questa sera e di darvi appuntamento al prossimo incontro, sperando che chi ha partecipato, magari per la prima volta, non sia rimasto troppo disatteso nelle sue attese. Bene, miei cari, io vi saluto tutti con affetto e a risentirci presto. Buonasera a tutti.